Allora, ragazzi, ufficialmente diciamo che nella torre non c'è nulla al riguardo, cioè non c'è proprio nulla, ci sono solo queste finestre qui illuminate. Ok, raga, all'interno abbiamo visto che non c'è nulla, quindi riproviamo ad andare sottoterra. Quindi praticamente sono le 2 di notte, raga, e come ben ha rilevato la Epic Games che ogni notte, ragazzi, le luci si illuminano. Quindi adesso stiamo vedendo tutto ciò. Lo vedete, raga, non c'è un cazzo. Quindi stiamo proprio vicinissimi. La cosa strana è che mi ha allontanato, veramente mi ha allontanato. Vedete, raga, com'è? Diciamo che dovrebbe essere una torre, un castello, raga, un mini castello, non lo so. Cioè, questo è tutto il pezzo dell'iceberg. Tutti i pezzi grandi, eccoci qua. Avvicinandosi, ragazzi, purtroppo si notano solo questi effetti, che hanno messo loro l'effetto apposta per far notare noi che comunque, raga, di notte si illumina e di giorno, ragazzi, si spegne. Quindi cosa vuol dire? Che, ragazzi, in questa torre ci dovrebbe essere qualcuno. Quindi ci sarà, secondo me, un personaggio oscuro. Questo è, ragazzi. Purtroppo per il momento non si sa ancora nulla. Noi comunque siamo entrati più a fondo all'interno. E va bene così. Per il momento, ragazzi, queste sono tutte le nuove informazioni al riguardo. E come al solito, noi ci vediamo al prossimo video.